siamo in questo video per raccontarvi questo. Lilly, finalmente siamo riusciti ad adottare un cagnolino, un cucciolo. Guarda che fa la piscia, che brava, hai già imparato. Eh? Che dici? Chi è? Dopo vani tentativi, Luna vabbè è un po' gelosa, giustamente, vanno i tentativi di adottare, perché adesso, allora, io non voglio entrare nel merito della questione, perché vi racconto soltanto che Luna, quando l'ho presa io nel 2017, me l'hanno portata dalla Bosnia, hanno fatto staffetta, nel senso mi hanno detto: questo è l'IBAN dell'associazione, fai tu un'offerta. Io, siccome non sono un pezzente, non lo sarò mai, ho dato 150 euro. Uno poteva dare anche un euro e loro non dicevano niente. Ok, perfetto. Questo è per dire che abbiamo cercato di adottare, abbiamo cambiato non so quanti cani, abbiamo fatto richiesta. La più bella è stata: ma dov'è lì? Ok, io vengo con la macchina a metano, sono 200 e passa chilometri, mi devi dare 200 euro. Eh? Io te li darei anche 200 euro, per carità, ma non è che mi devi dire mi devi dare 200 euro. Come si fa di solito? Fai un'offerta, io te li davo pure 200 euro, non mica è un problema. Ripeto che non sono un pezzente, anche Monica non siamo pezzenti. Un altro che abbiamo trovato ci ha detto: ah sì, va bene, la staffetta costa dagli 80, però lì non ci arriviamo, quindi cambia, devi fare una mini staffetta, sono 80 più 50 più quello, però i vaccini che abbiamo fatto li dovete pagare voi. E uno poi dice: ovviamente non lo farò mai, come non ha fatto Monica, che non lo farà. Cioè, però uno gli viene il punto e le dice: cazzo, devo spendere 300-400 euro, il cane me lo compro, mi levo dalle scatole tutta sta roba che compila il questionario e preaffido, voglio vedere dove sei, e dove sei, ti mando i video, guarda dove sono, guarda che roba, cioè boh, non capisco. Comunque alla fine della fiera abbiamo trovato un signore che non si è accorto, perché purtroppo pure va bene, dipende da come si vede, qua in campagna i cani li lasciano così e quindi si accoppiano, e poi quello si è trovato coi cuccioli e ce l'ha dato, per dire. Però anche lì secondo me non è che vabbè, poi ognuno fa come vuole, però l'importante è aver salvato questo cagnolino, anzi cagnolina, che è un incrocio, un meticcio dei Labrador, vabbè non mi ricordo quell'altro. Comunque guardate che bello, che bella, eh? Lilly l'abbiamo salvato perché giustamente ne aveva 4, uno era dato via, uno l'abbiamo preso noi, gli altri due purtroppo ha detto che li manda in canile. Però ragazzi, cioè qua lo spazio ce n'è, però già che, allora, ce l'ha dato che ha 1 mese e mezzo, e quindi già ieri, giustamente abituato a dormire con la mamma, piangeva, e quindi ce lo siamo presi, l'abbiamo messo con noi a dormire. Però guarda che bello, Gne gne. Ma Luna, chi è? Guarda chi è. Ma chi è? Prendila, pipi. Dai, prendila. Vai. Chi è? Luna. Chi è? Vai. Chi è? Dai, andiamo di qua. Guarda, ormai già mi segue. Anzi, segue Luna più che altro. Ma che diventa il doppio di te questa, tra qualche anno. Anzi, mi sa che già fra un anno. Comunque ragazzi, quello che posso dirvi, almeno per quanto riguarda me, cani che aspettano di essere adottati, quindi evitiamo di andare a buttare soldi con persone che fanno un business, ecco, e quindi adottiamo. Guarda come stanno bene, si divertono. Bingo! Dai, andiamo! Dai, Lucy, vai! Vai! Gne gne! Prendila! Prendila! Comunque questa era per dirvi che c'è un nuovo entrato, un nuovo
anzi una nuova mascotte del villaggio. E niente, noi, io, Monica, Daphne, siamo super contenti, anche perché dopo la bastonata che ci ha dato il bro, quello lì che dice ve lo do e poi lo dà un altro, non si fa, anche perché allora finché l'avesse fatto a me o a Monica, vabbè, io ormai ho 40 anni quasi, Monica anche lei, siamo adulti, nel senso dici vabbè, l'hai data a un altro. Però quando prometti a una ragazzina di 8 anni ti do il cane, noi chiamiamo il cane dov'è, l'ho dato via, e se io non so che dire, però mezzo stupido sei, eh. Comunque l'importante è che tutto sia finito bene e che, guarda qua, guarda come si divertono. Chi è? Dai! Dicevo, l'importante è che tutto sia finito per il verso giusto, che siamo riusciti ad adottare, anche perché, ripeto ancora, perché queste qua sono parole che vanno dette, cioè non è la solita cazzata. Che vuoi? Salvare un animale che giustamente non ha scelto, come una persona che non nasce di essere concepito o concepita, trovarsi in una gabbia per tutta la vita o per metà della sua vita o anche per un mese della sua vita, secondo me è una cosa che non va bene, perché quando un cristiano viene arrestato e sta in galera non penso stia bene. Quindi detto questo, prendilo. Siamo felici di dirvi che abbiamo una nuova mascotte e quindi ragazzi aspettiamo Pippo che sta arrivando, ha dormito al mare, si è visto l'alba. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video.